Dunque c'è stata effettivamente un'unità metodologica e quindi prospettica nel tipo di lavoro che si faceva, e questo ha costituito il fascino, se volete, del modo di lettura della realtà costruito dall'operaismo. Tutto questo ha funzionato. Devo dire che appunto la sensazione che abbiamo avuto dopo il 2008 è stata che questa chiave, non so bene, credo che si sia appunto arrugginita, preferisco questo termine ad altri, arrugginita nel senso che faceva una fatica terribile ad applicarsi. Spesso l'iniziativa capitalistica ci è sembrata più potente della capacità di resistenza e della capacità di tenuta dei movimenti. L'iniziativa capitalistica ha fatto questo salto che possiamo, abbiamo detto per lungo tempo, confortismo, apostrofismo, abbiamo chiamato dal moderno, dal postmoderno, senza mai riuscire a determinare dal punto di vista essenziale, cioè dico del movimento dei capitali in quanto tale nei suoi confronti con il lavoro vivo, ed è questo grande movimento che si è qualificato essenzialmente come un passaggio al capitale finanziario. Ora, questa difficoltà di utilizzare una chiave nella sua continuità aveva pur lasciato invece quello che dei grandi spazi dove la resistenza si dava. Ma era una resistenza che per alcuni versi era una resistenza che non trovava più sbocco. Era una resistenza che non poteva più dire domani che cosa avviene. Io credo che una delle cose più importanti che sempre si è detto dentro la nostra tradizione era che sapevamo che cos'era più o meno il domani. Sapevamo che cos'era più o meno quello a cui si andava incontro. Sapevamo più o meno che cosa potevamo prevedere per dopo. Oggi effettivamente ci si è dentro, c'è dentro questa situazione che non è semplicemente una situazione di precarizzazione generale, quindi di una precarizzazione che tocca tempi del lavoro, tempi della vita, spazi della vita, spazi della considerazione generale che noi abbiamo del mondo che ci sta attorno, ma che tocca soprattutto questa mancanza di prospettiva, questa incapacità di determinare dei tempi costituenti della nostra azione. Ed è questo il buco attorno a cui ci siamo fatti autocritica a partire dal 2008. Non sono cose che sono, nessuno di noi è un Paolo che cade da cavallo e che ha in un'illuminazione. Abbiamo sempre lavorato insieme e abbiamo sempre lavorato insieme e con estreme, con terribili certe volte contraddizioni che ci mettevano l'un contro l'altro perché ciascuno vedeva questi tempi sfasati o altro, no? Ma insomma, poi riusciamo sempre a rimetterci più o meno insieme quando parliamo sinceramente, quando parliamo in maniera costante di questi temi e di queste percezioni del reale. Ecco, facendo questo siamo arrivati effettivamente a considerare che c'era questa discontinuità metodica che corrispondeva a una rottura reale. Bisognava quindi in qualche maniera non solo evidentemente ritrovare dei terreni organizzativi sui quali muoverci, ma ritrovare fondamentalmente delle tematiche a partire dalle quali ricostruire, tentare una ricostruzione. Abbiamo concentrato fondamentalmente la discussione su tre punti di programma, pensando che più o meno in questa maniera si riuscisse anche a raccogliere quella che era una maturazione del dibattito all'interno dei movimenti. Questi tre punti sui quali abbiamo cominciato a costituire la discussione dal punto di vista, diciamo, di programma, appunto, cioè cercando di riempire una volontà di organizzazione, di studio, di analisi. Il primo ovviamente è questa storia dell'Europa. Ci sembrava evidente che a fronte della globalizzazione, a fronte di, guardate bene, anche di quello che era il relativo disordine che la globalizzazione aveva determinato sul terreno della ricomposizione mondiale delle forze capitaliste, un terreno disordinato nel senso che effettivamente varie linee si venivano costituendo, il rapporto tra diritto, economia,
ordine in generale, era profondamente sconnesso. Al mercato che esige un ordine non corrispondeva un ordine effettivo. Si davano quindi sempre di più delle zone che si determinavano, si definivano, ma in maniera non coerente, non capaci di rappresentare dei quadri, guardate bene, per lo stesso disegno capitalistico di sviluppo. E quindi in una situazione nella quale era venuta meno la capacità di esprimere a partire dalla resistenza un orizzonte di lotta, l'identificazione o comunque il chiarimento di uno spazio sul quale lottare diventava essenziale, a meno di non accettare quella che era commedia cui assistevamo, una commedia ormai organizzata e ritualizzata, diciamo, di quelle che erano le politiche classiche all'interno dei paesi, che avevano completamente ripiegato, no? Nell'accettare il comando mondiale e nel rappresentarlo in termini proprio provinciali, ma questa provincializzazione non era la provincializzazione che oggi chiediamo per l'Europa, era ben altra provincializzazione, era quella di della provincializzazione che segue alla costituzione di un'Europa. Un'Europa che cos'era? Un'Europa che era tre o quattro cose, no, stranamente, allo stesso momento. Da un lato era comunque una unione che si poneva come regolazione del mercato, dopodiché un'unione che si presentava, e stava in gran parte, una confederazione di stati-nazione. Poi un'unione che si presentava invece come super-stato, come super-nazione. Poi un'unione che invece si ritrovava, finalmente si organizzava globalmente come banca. Come banca. Questo era veramente il punto essenziale, la fondamentale. Questa localizzazione determinata che toglie la possibilità di parlare di sovranità. E questo era, non era, è la cosa più banale che esiste. E perché si fa tanta fatica a spiegarla? Io mi ricordo di essermi trovato nel 2005, mi sembra, di fronte a quello che era l'ultimo referendum, no, francese, ed aver osato dichiarare a fronte della sinistra francese che battersi contro il patto, i nuovi patti, era completamente assurdo, che bisognava invece certamente lottare contro questi, ma fare delle proposte alternative e non un ripiegamento sovranista nazionale, mi sono sentito attaccare da tutta la sinistra, da gran parte del Partito Socialista anche, come veramente così un vero reazionario, un vero fascista. Di questo dico sì, a questo punto si è arrivati, a questa cecità di non riuscire a riconoscere, dico, tutta gente che oggi fa autocritica nella maniera più incredibile, soprattutto la sinistra della sinistra, a questa cecità si è arrivati. Alla impossibilità di immaginare la politica fuori da quello che era lo schema nazionale, quando questo schema nazionale era ormai stato completamente assorbito, digerito e ormai riorganizzato nella provincialità pura, in cui i vari Renzi, eccetera, no, rappresentano nient'altro di co-presidente o esecutore. Il secondo tema sul quale siamo stati assolutamente così fondamentalmente ci siamo mossi è stato quello di cercare di reinventarci un momento che cosa voglia dire democrazia. Che cosa voglia dire democrazia in una fase nella quale la democrazia è, non si capisce proprio veramente che cosa possa essere più, no? di quali infami e povera democrazia si è stata caricata. Democrazia, rappresentanza, gioco dei partiti. Chiunque di voi segua quello che sta succedendo oggi sulla faccia della povera Italia, dico, rispetto a quelle che sono le trasformazioni costituzionali e a quelle che sono le trasformazioni, le definizioni governative, non può che piangere, se non vuole ridere, evidentemente, di quello che è stata, che è diventata oggi la democrazia.
Quindi riaffrontare il discorso sulla democrazia nei due sensi, evidentemente, come critica della sovranità costituzionale, come rottura di una Costituzione che è stata un formidabile esempio di lotta, di costruzione a partire dalla lotta, a partire dalla resistenza, dall'antifascismo, ma che oggi è diventata una gabbia inutile dentro la quale tutti questi giochi si possono fare. Una Costituzione che ormai sembra lo statuto del 48, quello dato dal re di Savoia, no? Che è stata applicata e che ha permesso al fascismo di organizzare il suo potere in Italia. È stata una continuità secolare di Costituzioni che non rappresentano più nulla. Una battaglia costituzionale che non si svolga su questo terreno è ovviamente su questo terreno che appunto che è solo fatto di macerie, ecco, è anche questo uno degli elementi fondamentali. E il terzo punto è quello del comune, cioè il fatto di cominciare a parlare e cominciare a ridire di nuovo quella banalità estrema che la proprietà è un furto, che tutto quello che si lega alla proprietà è marcio, che la possibilità oggi che ci dà la nuova organizzazione del lavoro, il lavoro cognitivo, le capacità di vivere che abbiamo, sono comuni, e che il comunismo non è una cosa di secoli scorsi, costruita dal cristianesimo e poi dimenticata nel corso della Chiesa, ma è l'unica forma nella quale viviamo, oggi. Quindi diciamo così che questi tre temi ci sembravano abbastanza importanti e che sono diventati, e io credo siano i temi di programma fondamentale sui quali ci muoviamo, ma sono così, sono temi metodologici, non da questo punto di vista. Però c'è qualcosa d'altro che forse è più importante ancora in questo momento. E cioè che vicino a questo complesso di temi che sono quelli della strategia oggi, bisogna fare della tattica. E questo mi sembra che debba attraversare queste tematiche. E queste, so bene, insomma, credo che gran parte delle cose tematiche, cioè quella, il tema del ricomporre tutti i fili staccati che abbiamo visto in questo periodo darsi, di ricomporli attraverso quello che è il sindacalismo sociale, come sempre si fa ogni volta che si costruisce o si ricostruisce un movimento, insistendo fondamentalmente su quella che è il sociale. Il sociale oggi che è il terreno dell'accumulazione, che è il terreno sul quale si costruisce il massimo di plusvalenza. Primo di tutto, e cercare evidentemente all'interno di questo sociale anche quello di costruire scadenze comuni, allargare il movimento, costruire una capacità di anticipazione. Ecco, vicino a questo però sono tutte cose che sappiamo che si tratta evidentemente di far scattare qualche punto attraverso un lavoro comune. C'è l'altro tema che è quello di considerare un po' cosa sta succedendo oggi in Europa. È chiaro che la crisi è arrivata ad un punto massimo, oltre il quale i ceti capitalistici, le elite capitalistiche cominciano ad aver paura. Cominciano ad aver paura di insorgenze, di rotture pesanti, ma questo aver paura che si sente è anche una loro capacità di sollecitare resistenza dal loro punto di vista. Io sono abbastanza convinto che oggi le elite capitalistiche hanno accettato di entrare in un immaginario antidemocratico. L'emergenza delle destre in Europa sia qualcosa di non funzionale appunto a questa paura che esiste. E questo è uno spazio che ci viene concesso. Siamo partiti dal dire la chiave che possedevamo per anni, che abbiamo agito per anni, sia fuggita. Oggi siamo di fronte a dei limiti nell'uso della crisi da parte capitalistica che ripermettono degli spazi, ma sono spazi che già vengono coperti da un immaginario antidemocratico.
stiamoci attenti, organizziamoci, riunifichiamo i nostri sforzi, stabiliamo delle scadenze, lottiamo. Grazie.